Proxima è un sistema digitale, si chiama Proxima proprio perché è prossimo alle persone, alle comunità. Proxima è una vetrina digitale di prossimità, quindi serve non solo a collocare dentro la vetrina tutto quanto quello che non ci sta sugli scaffali dell'ultimo negozio di un paesino, ma serve anche a generare nuovi servizi di welfare all'interno della comunità in cui viene ospitata Proxima. Per ospitare Proxima è necessario attivare una comunità, è necessario che ci sia un negoziante, l'ultimo negoziante dell'ultimo paese disponibile a giocare assieme a noi, a giocare e a scoprire quali sono i servizi utili per la sua comunità. Stava succedendo e sta succedendo che questi ultimi negozi, che rappresentano non solo un'attività commerciale, ma sono degli autentici catalizzatori di comunità in queste piccole frazioni, negli ultimi paesini, avevano bisogno di essere supportati. Bisogna pensare che questi non sono dei meri punti vendita di alimentari, ma sono degli autentici riferimenti di comunità sociali, quindi fanno quasi un presidio di comunità. Se per due giorni non si vede una persona che arriva, ci si allarma. Da lì passano i turisti che chiedono informazioni per andare a camminare, e alcuni commercianti ci hanno detto che li guardano per vedere che scarpe hanno e gli consegnano un itinerario piuttosto che un altro per non metterli in difficoltà. Era questo che non si può perdere, è un presidio del territorio, un presidio sociale, e anche devono poter sopravvivere offrendo insomma dei servizi di prossimità a tutti quelli che vivono al loro intorno. La collocazione ideale di Proxima è dove c'è una comunità che necessita di essere riaccesa per dare senso all'appartenenza e alla identità di un luogo che va vissuto. La presenza di questo strumento all'interno di un negozio ha favorito le interazioni, persone che si fermano, parlano, chiedono che cosa è possibile trovare oggi, quindi un aumento sicuramente dei legami. E in più ha avvicinato la popolazione, soprattutto quella anziana, alla tecnologia. Insomma, sono ritrovati a ordinare le cose in modo digitale, su uno schermo, ecco. Però sempre avendo la componente umana e sociale che facesse un po' da intermediario. Il progetto è nato in conseguenza di un'attività di ricerca che avevamo svolto negli ultimi negozi di paese, quindi proprio quelle realtà delle aree interne, siamo nella montagna friulana, dove rimanevano aperti gli ultimi punti vendita. Dopo aver identificato quei commercianti e quei negozi che fossero disponibili a partecipare a questa sperimentazione, abbiamo fatto delle visite di immersione, quindi li abbiamo conosciuto i loro clienti e identificato quali erano le necessità, le esigenze della clientela. Successivamente abbiamo installato un totem, quindi una vetrina digitale all'interno dei negozi di prossimità, in cui i clienti potevano accedere a tutta una serie di prodotti e servizi che non sono reperibili fisicamente in questi negozi, come ad esempio i prodotti del fresco, la carne, il pesce, frutta e verdura. Tramite la vetrina si può anche accedere a una serie di servizi particolari. Il commerciante si è reso disponibile nel scaricare per esempio i Green Pass ai suoi clienti, fare le stampe, le fotocopie di documenti e anche prenotare e comprare i biglietti del treno tutto online. Fondamentale per quanto riguarda la parte economica è stata la Fondazione Friuli, che ci ha supportato, diciamo, validando il progetto da un punto di vista di qualità e finanziario. Lo staff è uno staff interno di Kramars che nel corso delle attività poi ha coinvolto alcuni gruppi di giovani nelle frazioni dove siamo andati a lavorare. E i commercianti, i piccoli commercianti che si sono resi disponibili con le loro comunità, perché in realtà ognuno di loro ha mosso una piccola comunità, ad accettare, ad accogliere, ad attivare queste vetrine digitali. Questo progetto ha sicuramente contribuito a valorizzare il ruolo dei negozi di prossimità, punto di riferimento per la popolazione, e ha dato una nuova vita, diciamo, a questi negozi. Proxima ricrea comunità all'interno dei luoghi. I luoghi che non sono i luoghi delle grandi città, che non sono i luoghi tutti uguali, ma sono i luoghi delle piccole comunità, delle aree marginali soprattutto. Piccole comunità di montagna dove il senso di appartenenza al luogo diventa una chiave di lettura e del voler ancora resistere, restare in quel luogo. Proxima dà anima a chi desidera restare.